Nuovamente insieme, Gianluca Lamberti Show alla grande, un sacco di amici al di qua e al di là dello schermo, come al solito ci raggiungerà anche il buon Paolo Borgognone che arriverà in corso d'opera, per noi nel frattempo cominciamo una bella serata insieme, tante cose da dire, diamo subito il bentornato a Marco Rico De Graia. Ciao a tutti, grazie. E poi diamo il bentornato a Gianmarco Landi. Ciao Gianluca, ciao Marco e un saluto a tutti i tuoi spettatori. Abbiamo anche il buon Mezbet in regia, un sacco di voi anche bravi, quelli col nomino verde, un grazie di cuore, e tutti i veterani, fedelissimi abbonati e non solo, perché quest'oggi lo avevamo anche un po' preannunciato. Vorrei fare poi subito un giro di pareri, perché insomma il 21 era una data attesa, la data in cui c'è stato il discorso di Putin a reti unificate. Poi voglio subito un parere dai nostri ospiti, dai nostri amici sul delusi, vi aspettavate quello, eccetera eccetera. Il pellegrinaggio della Meloni a Kiev, subito dopo un Biden che è sempre più di là che di qua, e direi che questo come inizio, come incipit, non c'è male. Partirei proprio da Marco Enrico, un tuo parere su questa data che l'avevamo preannunciata, 21 febbraio, che cos'è accaduto? Sì. Ma allora, 21 febbraio è importante per il discorso alla nazione, no? Che Putin puntualmente ha fatto oggi. L'altra data importante poi è il 24, no? Però noi anticiperemo un po' la questione più avanti. E dunque, io ho sentito il discorso, a parte due o tre piccole interruzioni che ci sono state, ma un lunghissimo discorso, un discorso fiume, è durato due ore quasi, e è stato molto interessante per alcuni punti, e su questo sono sicuro che Landi mi darà ragione, perché ha delle implicazioni economiche il discorso che è stato fatto. È stato un discorso programmatico più che altro, no? Nel senso, che cosa vogliamo fare da qui in avanti e che cosa vuole fare Putin. A parte, ha detto che bisogna aumentare per le scuole, eccetera eccetera, va bene, però questo da politico mi avrebbe stupito il contrario. Quello che è importante, ha detto che hanno già dato il via alla costruzione di nuove ferrovie e nuove autostrade per collegare l'Asia alla Russia, cioè diciamo la zona di Mosca, no? La Russia occidentale. Questo però ha un significato economico non indifferente, nel senso che significa legarsi di più all'India, soprattutto alla Cina, ma ha citato esattamente anche l'Iran, e quindi staccarsi sempre di più dall'Occidente, cioè noi a parte le bollette, le aziende che hanno chiuso, eccetera, eccetera, abbiamo dei grossi problemi aver fatto le sanzioni alla Russia. La Russia si fa delle strade, delle ferrovie, e delle nostre sanzioni se ne frega altamente. Tengo ancora un attimo io la parola per dare un altro paio di informazioni che ha detto, mentre me le ricordo. Uno, ha detto che la loro inflazione è attorno al 3 qualche cosa. Poi ha detto che la disoccupazione è sotto il 4, no? E basta, poi Gianmarco ci dirà i rapporti con quella italiana o quella europea in generale, cioè è veramente scandaloso, no? il rapporto. Loro sono in guerra e noi no, ufficialmente, e quindi siamo in queste condizioni. L'altra questione è che ha citato Putin è quella di che cosa vuole fare per cambiare, migliorare la Russia nei prossimi anni, no? In due direttive. Una è quella di migliorare le scuole, perché dice che siccome la loro industria ha dato la percentuale di crescita, che adesso non ti so dire, è tale che hanno bisogno di quadri e di ingegneri per gestire le nuove industrie, e quindi hanno bisogno
di aggiornare le scuole perché escano più quadri ed ingegneri. L'altra invece è stata una minaccia, non è il termine esatto, però insomma ha ricordato agli oligarchi che lui, li ha anche maltrattati abbastanza, dice che pensavano di andarsi a godere all'estero i soldi mal guadagnati in Russia, perché ha fatto brevemente, ma ha fatto un po' la storia, no? Dice ai tempi di Yeltsin con quattro soldi hanno comprato le industrie e poi si sono arricchiti e quando hanno avuto dei soldi sono scappati in Inghilterra, sono scappati in Francia, sono scappati negli Stati Uniti e adesso sono là a godere dei soldi guadagnati tramite il lavoro dei russi, no? E lui ha detto questa cosa che mi ha un po' lasciato lì, no? Mi ha un po' stupito. Gli ha detto: guardate che voi in Occidente sarete sempre delle persone di scarto, no? Perché vi hanno presi per delle marionette, vi hanno usati, vi stanno sfruttando mediaticamente, no? Però lì non farete mai nulla, no? Potrete, ha citato, comprare delle squadre di calcio, potrete comprare degli yacht, potrete fare quello che volete, ma non vi considereranno mai. Ritornate invece qui in Russia ed investite qui in Russia i soldi che avete guadagnato con il lavoro dei russi, perché qui c'è tantissimo da fare e quindi ci sarà un grande sviluppo. Questo, a mio parere, poi lascio la parola, mio parere significa una cosa sola, che ci sono degli accordi sia con la Cina che con l'India di sviluppare l'industria in Russia, perché oramai la Cina più di tanto non è che possa produrre, no? Sono a pieno regime, no? Però magari certe cose, certi prodotti che sono più legati magari a quell'industria pesante oppure a industrie particolari che potrebbero ritornare comode, svilupparle in Russia, potrebbero in questa maniera farle in Russia. E in effetti ha detto: stiamo lavorando per sviluppare adesso non ha detto mercato, ha usato un altro termine, comunque un circolo economico alternativo a quello della sterlina e del dollaro, perché qui c'è il futuro, lì invece c'è il passato. Ecco, allora su questo passo a Gianmarco, ma vorrei subito, perché voglio sapere anche un po' gli umori in chat, ha detto quello che ci si aspettava o forse no, Gianmarco? Ma guarda, io non so gli altri cosa si aspettavano. Io mi aspettavo essenzialmente un discorso in continuità con tutto quello che la Russia ha fatto. Il 24 febbraio dell'anno scorso la Russia ha preso un'iniziativa molto coraggiosa, che è stato quello di prendere il toro per le corna in Ucraina. Quando intendo il toro, intendo un simbolo della finanza, perché ha attaccato quello che veniva considerato il sacrario dei dem, l'Ucraina dei Biolab, l'Ucraina in cui le rivoluzioni arancioni sono andate a compimento, l'Ucraina che aveva fatto il bello e il cattivo tempo, in cui anche la stessa famiglia Biden aveva interessi personali. E quindi io mi aspettavo un discorso in perfetta continuità, è quello che ha fatto Putin. Due sono le note, secondo me, salienti per quello che anche riguarda il nostro carattere di italiani. Il primo, è quello lì di un ricordo, in pratica ci ha acceso un ricordo facendo presente che quando, incorreva la mattanza di cittadini italiani a Bergamo, su cui ancora le magistrature stanno indagando, la Russia ha saputo essere amica dell'Italia e degli italiani, perché ha mandato dei mezzi militari. Questo lo voglio mettere in luce: degli Antonov carichi di mezzi militari, carichi di tecnologie per contrastare quelle che sono armi batteriologiche, armi chimiche. E quindi questo, diciamo, in un certo qual senso ce lo ha ricordato, ma soprattutto lo ha ricordato a quegli politici italiani che evidentemente
non hanno ben compreso quello che può succedere qualora venga fatta un'opera di verità totale a 360 gradi sul Covid. E quindi quando Putin ha ricordato che l'Italia è stata in grande difficoltà perché a Bergamo sono iniziate a morire persone senza sapere come e perché, la Russia è andata lì, ha aiutato, ma evidentemente sa anche cosa è successo a Bergamo. E quindi questa diciamo dichiarazione di Vladimir Putin ha una doppia valenza. La prima è per dire: io comunque sono buono e ho dimostrato di non essere uno cattivo, e voi italiani ne avete ampia dimostrazione. La seconda invece è rivolta all'elite: guardate che io so cosa è successo e io so che voi avete mentito, perché nessuno ha detto la verità sulle morti della Lombardia e soprattutto su cosa è stato necessario scatenare in Italia per far partire tutta la narrazione sulla pandemia, sulla psicopandemia e per tutto quello che era necessario al grande reset di Klaus Schwab, alle schede elettorali per fare eleggere Biden, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in un certo qual senso, a livello politico, a livello implicito, ha fatto vedere un missile atomico che è puntato sulle seggiole dei politici italiani. Quindi questa è una cosa che io la voglio sottolineare, perché io l'ho letta in maniera anche maliziosa in questi termini che ho qui prospettato. La seconda cosa significativa che ha fatto Putin è stata quella di mettere in risalto l'uscita dal trattato scusate, ma salute. Salute, salute. Ci mancherà. Fino adesso, eppure adesso va. La seconda cosa che ha messo in risalto, secondo me, quando inizio a parlare male dei politici italiani, mi arrivano delle scarpe di qualche cosa, ma... complotto, la lobby della sinusite. Comunque, la seconda cosa importante che ha detto nell'arco del suo discorso è stata quello di prospettare questa uscita e soprattutto anche di ribadire che la Russia non ricorrerà mai ad armi nucleari, ma ovviamente qualora qualcuno dovesse ricorrere a questi abominevoli strumenti di morte, la Russia ovviamente reagirà da par suo, come è lecito che sia. Ovviamente in continuità con quello che ha detto Marco De Graia, è giusto il carattere essenzialmente economico di un rinnovamento russo che parte da nuove logiche finanziarie che si stanno instaurando con gli altri paesi che si sono sottratti al gioco dell'elite finanziaria globalista. E in questo senso Putin si è mosso in perfetta continuità con un'azione politica che sta ovviamente rintuzzando le questioni dell'Ucraina, le questioni che sono state aperte anche in questo momento con una Meloni che si è recata a porgere i gentili omaggi a Zelensky, e ovviamente prendendo le distanze da Silvio Berlusconi, che invece in maniera sorprendente ha aperto nei confronti di Vladimir Putin, riconoscendo un carattere provocatorio e in un certo qual senso prevaricante della NATO nei riguardi, implicitamente della NATO, nei riguardi delle popolazioni del Donbass, che Zelensky avrebbe perseguitato, stando quello che ha dichiarato Berlusconi. Ovviamente io sono pienamente d'accordo con questa lettura che Berlusconi ha dato, perché è la pura verità. Chiunque abbia un minimo di onestà non deve essere né di sinistra né di destra, né comunista né ricco, deve riconoscere l'oggettività di quanto è accaduto, e cioè una continua provocazione che è stata attuata dal 2014 fino a pochi mesi fa, finalizzata a far scattare le sanzioni contro la Russia. E ovviamente Putin ha agito, e quindi si è fatto
in certo qual senso colpire dalle sanzioni economiche e finanziarie e dal pericolo di essere escluso dal circuito delle transazioni SWIFT e dal circuito di quello che è un sistema finanziario poggiato sul dollaro come moneta di riserva, solo nel momento in cui aveva una contromossa e chiaramente si fidava della Cina, si fidava dell'India, si fidava degli altri partner che hanno sferrato un violento attacco a livello economico finanziario, non all'America, per questa è una cosa importante che voglio dire, ma all'elite che ha governato l'America, l'elite dei neocon e l'elite dei democratici, che ovviamente hanno utilizzato il sistema finanziario come una catena al collo delle popolazioni di tutto il mondo. E a questo proposito lascio anche la parola a te, Gianluca, se vuoi aggiungere, vuoi completare questa cosa che sto dicendo, perché c'è una dichiarazione di una deputata della House su cui secondo me è importante soffermarsi, perché è tutto comunque collegato. Allora sì, adesso ci torniamo, tanto abbiamo tutta la sera, poi ci raggiungerà anche Paolo, quindi per i fan di Paolo state tranquilli, tarda un po' ma arriverà. Noi intanto abbiamo carne sul fuoco a sufficienza, perché voglio fare un po' una domanda provocatoria a entrambe, ma leggevo anche gli umori in chat, no? Sembra che ci troviamo di fronte ad una lunga e logora strategia globale. Mi spiego meglio. Putin è un judoka, no, di sicuro non fa colpi di testa, ma comincia, quantomeno a parer mio, poi ditemi se sono il solo a pensarla così, ad essere veramente tanto, tanto stratega e tanto attendista, poiché se ha delle armi e delle frecce al suo arco fossero anche solo mediatiche e di verità scomode, che lui e solo lui può sapere, ma non solo su Bergamo e sugli interventi, perché ricordiamolo, sono stati i primi a intervenire con gli aiuti in Italia, ma anche solo banalmente sulla Seconda Guerra Mondiale, su un sacco di questioni che farebbero veramente tremare un po' i piani alti, ma non... Cioè è un po' come un pugile che potrebbe avere diciamo il colpo da KO, ma magari lo vuole portare ai punti. Questa è un po' una riflessione. E dall'altra parte sembravano aver abbandonato Zelensky al suo destino, per poi ringalluzzirsi e chiamare all'ordine la Meloni, perché dubito che lei possa aver deciso da sola di mettersi su un treno e andare a Kiev, qualcuno gliel'ha giustamente ordinato e lei scodinzolante avrà in qualche modo obbedito, come ormai sole fare da quando è salita al governo. Ecco, mentre salutiamo anche Paolo, così facciamo un giro, ben arrivato. Buonasera. Paolo. Ecco. Ciao Paolo. Buonasera, scusate. Buonasera, ciao. Però... ciao a tutti, scusate il ritardo. Ciao Paolo, guarda, mentre io ho lanciato un po' questa provocazione, nel senso, se hai il colpo da KO e tiralo giù, no? Invece è poi una partita poker, sono veramente così tanto cauti. La guerra, perché andare così tanto per le lunghe? Perché se non accadono colpi di scena, sembra essere un qualcosa di logoramento. Se qualcuno pensava a una svolta, quantomeno dal discorso di oggi, se volete poi dopo ci torniamo, sembra invece lasciare intendere che andrà per le lunghe, alle calende greche. Vedevo Gianmarco che mi diceva di no, anche Marco dice di no, benissimo, e allora ne parliamo e poi arriviamo da Paolo. Così. Marco, vuoi fare tu o faccio io, o intervengo io? Marco, vado io o vai tu? Vai. Non ti sento, vado io? Sì, vai tu Gianmarco. Sì. Allora Gianluca, io do una lettura del conflitto a carattere squisitamente volto al conseguimento di cambi di ordini economici finanziari. Quindi noi diciamo dobbiamo uscire da questa logica di pensare che una guerra sia un pugile che si scaglia contro un altro pugile, deve vincere e deve buttare l'altro KO, perché anche nel pugilato poi noi, chi è disincantato sa benissimo che ci sono tante combine, che non è mai veramente tale uno spettacolo sportivo
la ferocia e le pantomime che accompagnano e che precedono questi generi di confronti molto spesso rivelano un carattere e degli interessi che non vengono rivelati al pubblico. In politica è molto peggio, perché a Putin non, diciamo, sicuramente magari interessa riuscire a attaccare diciamo Zelensky e a proteggere le popolazioni del Donbass. Sicuramente interessa rimarcare il fatto che l'Ucraina deve essere ancorata alla Russia così come è sempre stato e non deve andare alla NATO. Su questo non c'è alcun dubbio. Ma quello che più interessa a Vladimir Putin è avere un ordine economico multipolare in cui lui non debba obbedire alla lobby dei banchieri. Perché questo è quello che secondo me il vero piatto che si sta giocando è questo. E Putin non può vincere questa partita da solo, perché lui la può vincere non solo con la sponda della Cina, ma con la sponda dell'America, perché tutto parte dall'America. Se un nuovo ordine economico finanziario si può fare senza l'Occidente. Qual è però il problema? È che l'Occidente ha un'elite che ancora soprattutto in Europa è dominante, che è nemica di Putin, che è avversaria di Putin. Quindi questa guerra deve durare anche lo strettamente necessario affinché l'elite occidentale sia logorata, sia in un certo qual senso distrutta, perché le basi economiche su cui è poggiata, tra parentesi, le multinazionali, tra parentesi, le banche, saltino in aria, perché questo è quello che a molti sfugge. Non si può distruggere una classe politica se ha una forza economico e finanziaria intonsa. E allora la forza che aveva Biden dal punto di vista politico è quasi nulla, è quasi irrilevante. Il problema qual è? Che lui dietro ha ancora comunque BlackRock, ha ancora Vanguard, quindi a cascata le banche, le multinazionali, a cascata anche i media mainstream, che sono la parte visibile di questo potere. E allora se Putin vuole e ci riuscirà, secondo me, realizzare un nuovo ordine multipolare in cui tutta l'umanità, non solo i paesi del BRICS, ma tutta l'umanità, possano commerciare e transare tra loro senza prevaricazione da parte dei banchieri, lui deve aspettare i tempi che anche altre nazioni gli danno. E allora io qui concludo questo passaggio. Marjorie Taylor Greene, un deputato apicale della House, vicinissima a Donald Trump e anche a un apparato di intelligence che io sono solito citare, ha dichiarato ieri attraverso un tweet che sarà inevitabile una spaccatura dell'America tra stati rossi e stati blu. Allora, io non so se accadrà questo, però è assolutamente evidente che un parlamentare di livello quale Marjorie Taylor Greene, che è nel direttorio dei tre deputati che affiancano lo speaker McCarthy nella conduzione dei lavori alla House, non può dichiarare una cosa del genere se non c'è comunque una dialettica in atto, non c'è qualcosa di significativo e quindi uno scontro molto forte in America. E su che cosa? Sull'ideologia woke, senz'altro, sul fatto che ci siano degli apparati democratici che facciano degli attentati come ad esempio quelli in Ohio, tipo la strategia della tensione d'Italia anni 70, senz'altro. Ma il vero motivo di questo scontro è chi comanderà e come funzionerà il sistema finanziario globale, quindi anche quello occidentale. Questo è lo scontro, è il reset. Cosa ci sarà? Un reset con un QFS o ci sarà un Great Reset come lo volevano l'elite Davos, oppure ci sarà una qualche via di mezzo? Questo vogliono l'elite di Davos, vorrebbero ottenere un compromesso come quello che ottennero durante la seconda guerra, alla fine della seconda guerra mondiale con i nazisti che andarono in America. E quindi in questo senso c'è quindi anche una trattativa, uno scontro, e c'è anche una presa di posizione forte di Biden, che continua a dire Zelensky, sono con te, viva Zelensky, Zelensky è un eroe. Ecco,
Allora, prima di sentire anche la risposta di Marco, darei il benvenuto a Paolo, lo facciamo ambientare. Abbiamo chiesto un po' un parere sul discorso, su quanto accaduto, e anche un po' la domanda che ho fatto inizialmente era: ha detto quello che vi aspettavate? Siete ottimisti? Siete delusi? E ti ribalto tutte le domande e le impressioni. Vai Paolo. Buonasera a tutti, scusate per il piccolo ritardo. Ma il discorso intendevi quello di Putin o di Biden? Siamo partiti da Putin e poi siamo arrivati a Biden e Meloni. Ecco, perché il discorso di Biden non l'ho sentito. E per quanto riguarda Putin, ha detto esattamente quello che sarebbe stato logico dire, nel senso che se avesse... anticipato, rivelato l'imminenza di una offensiva russa in Ucraina, sarebbe come, non so, la polizia che viene a farti una perquisizione telefonandoti un paio d'ore prima, no? E tu chiaramente in quel paio d'ore che hai a disposizione metti al riparo e nascondi per bene quello che magari la polizia cercava da te, per cui una offensiva militare non si annuncia con un discorso al Parlamento, e questo è chiaro. Ma aggiungo di più: non sarebbe stato sbagliato pensare a un discorso bellicista di Putin, oppure appunto un discorso che annunciava chissà quali mosse militari improvvise, risolutive, e anche sarebbe stato pensare a una scorciatoia miracolistica impossibile, perché il delinearsi del conflitto sul campo rende di fatto impossibile, o perlomeno impossibile no, ma molto difficile, un'offensiva lampo in grado di risolvere il contenzioso, il conflitto nel giro di un periodo di tempo limitato. Il conflitto può essere risolto in un periodo di tempo limitato attraverso un negoziato, ma sul campo, a meno che i russi non impieghino centinaia di migliaia di uomini per chiudere in una tenaglia il Donbass, e a quel punto sicuramente qualcosa succederebbe, ma a meno che non facciano questo, e non credo che lo faranno, perché non ci sono i presupposti attualmente dal punto di vista dello schieramento di forze per farlo, né ci sono i presupposti dal punto di vista della strategia militare russa, che non è mai stata di questo tipo, non è mai stata improntata a soluzioni lampo. Ecco, lo scenario di guerra sul campo, che poi è quello sostanzialmente più interessante, perché è lì che si risolve la cosa, no? Dal punto di vista militare è lì che si va a vedere cosa accade. Sul campo c'è una situazione di tipo prima guerra mondiale, con una guerra di trincea che continua con una certa lentezza, perché i due eserciti che si fronteggiano, quello della Russia e quello della NATO di fatto, sono bloccati su delle linee che intendono più che altro difendere in questo momento. Ma va detta ancora una cosa, secondo me. La strategia dei russi è un po' cambiata, no? E siamo in una fase in cui la strategia dei russi è un po' cambiata dal punto di vista militare. Se all'inizio avevano fatto, perché i russi hanno fatto una strategia militare di questo tipo, all'inizio hanno cercato di deporre il regime di Kiev e sostituirlo con un governo amico, e per questo hanno impiegato un contingente piuttosto limitato di uomini, più che altro armato con armi leggere, su Kiev, e sono entrati dalla Bielorussia e hanno preso in maniera spettacolare e con una operazione molto riuscita l'aeroporto Antonov di Gostomel, vicino a Kiev, e sono riusciti ad arrivare alla periferia di Kiev in pochi giorni. Poi
attraverso una contromanovra di intelligence della NATO, il tentativo di deporre Zelensky è fallito, però intanto i russi lì ci sono arrivati utilizzando contingente limitato. Al sud invece hanno fatto qualcosa di più così improntato a ottenere una conquista territoriale, infatti hanno utilizzato non troppi uomini, ma armati meglio, con anche armi un po' più pesanti, armati per lo scopo che si prefiggevano, e sono riusciti a ottenere quel ponte terrestre che di fatto collega la Crimea alla Repubblica Popolare di Donetsk, che passa da Kherson, o l'oblast di Kherson, la regione di Kherson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol, quello che veniva chiamato ai tempi di Caterina II la Novorossia, la nuova Russia. E per fare questo i russi hanno perso molti uomini. Dei 20-30 mila morti russi nel conflitto, quasi tutti sono morti lì, per ottenere questo controllo totale del Mar d'Azov. Il Mar d'Azov oggi è diventato un lago russo, no? E dopodiché i russi hanno cambiato tattica, perché loro hanno sempre cercato di minimizzare le perdite. E cosa hanno fatto? Hanno cercato di logorare il più possibile l'esercito ucraino, quello che l'esercito ucraino è in questo momento sotto controllo della NATO, approntando quelli che vengono definiti tritacarne nel Donbass. Cioè praticamente si sono ritirati da Kharkov e si sono trincerati nelle linee difensive attorno alla Repubblica Popolare di Lugansk, Svatovo, e in tutta l'area sud-occidentale, no? Della Repubblica Popolare di Lugansk, dove c'è poi il confine amministrativo con quella di Donetsk, dove c'è la città di Artyomovsk, dove c'è la città di Soledar, e lì veramente l'esercito ucraino è stato attirato in quello che viene definito il tritacarne bakhmutovsky, dove di fatto ha perso circa 100.000 uomini, e non lo dico io, lo dice la Ursula von der Leyen, poi magari ne ha persi qualcuno in meno, ma la von der Leyen, o qualcuno in più, la von der Leyen è scappato, no, questa cifra. E, insomma, la strategia dunque è cambiata, e la strategia dei russi attualmente è consumare le scorte militari della NATO e consumare i mercenari occidentali e ciò che rimane dell'esercito ucraino nel Donbass. E questa strategia continuerà, come ha detto Putin, sistematicamente fino al raggiungimento degli obiettivi che sono prefissi. Ora, questi obiettivi che si sono prefissi possono essere di varia natura, poi dopo ne parliamo, se volete. Intanto io non rubo più tempo, sì, ai miei preziosi interlocutori, e ti ringrazio per avermi dato la parola. Grazie a te Paolo. Ma torno da Marco, perché allora, apparentemente, oggi sono un po' polemico, ma cioè, qua giocano a finirsi le munizioni a vicenda, ma in questo gioco ci guadagna solo chi le produce. Aspetta, scusami, ti avevo mutato. Sì, questo è vero in senso lato. Intanto vince chi le munizioni le ha già, che questa è solamente la Russia. Questo è il grave problema dell'Ucraina, perché l'Ucraina fra l'altro spara alla cieca continuamente. Io ho letto sui giornali, si parla, chiaramente non siamo sul posto e non possiamo verificare, però parlano di 5.000 colpi d'artiglieria al giorno, e hanno quasi esaurito i magazzini. Dall'Occidente ne arriva qualche cassa e sono effettivamente in difficoltà. Il problema è che il giorno che non hanno più delle munizioni, è vero che l'Inghilterra ha convertito delle produzioni, stanno cercando di produrre tutto quello che riescono, ma se questi ne sparano 5.000 al giorno, non ne abbiamo industrie che riescono a stare dietro a un tale consumo. Per quanto riguarda quello che diceva Paolo poc'anzi, effettivamente è così, no? Nel senso che inizialmente la Russia, perché è un po' come Berlusconi, no? Avevano visto i sondaggi e
prima della guerra, lo Z di Kiev, aveva, un'approvazione popolare che era attorno al 20%, no? Cioè non era ancora stato cacciato a pedate, ma, era abbastanza vicino. Quindi hanno pensato giustamente un'azione diretta, ci facciamo vedere al confine, in periferia, a Kiev, qualche generale, prende il controllo della situazione, cambiamo il governo, rifacciamo le elezioni e tutto si risolve. Poi le cose sono andate come sono andate, naturalmente si sono ritirati perché, come ha detto Paolo prima, loro sono andati lì per fare un'azione dimostrativa, non erano, preparati per un'occupazione o per un assedio di Kiev, no? Quindi si sono dovuti ritirare. Allora hanno trasformato la loro strategia in quella del logoramento, no? E quella del logoramento però è vincente per la Russia, per un motivo molto semplice, che vi è perlomeno un rapporto di 20 a 1 sulle armi. Sia dall'artiglieria ai carri armati, parlo di quelli in linea, perché se andiamo a vedere quelli che sono in riserva, il rapporto migliora ancora a livello russo. Mentre invece l'unica parte che sono più o meno alla pari sono i soldati, come quantità, ma al giorno d'oggi il soldato non è che conti più molto, conta molto di più l'arma che utilizza. Lo dicevamo l'altra volta. La Russia ha una disponibilità enorme di S-300 e S-400, non ne ha ancora sparato uno. L'aviazione praticamente non l'ha ancora utilizzata. Quindi noi ci troviamo davanti a una scena quasi surreale in cui, come dicevi te, il pugile, no? Cassius Clay che combatte col ragazzino di strada. Perché non gli dà un cazzotto e lo butta per terra? Perché rischia di ammazzarlo. Lui non lo vuole ammazzare, perché vuole riportare l'Ucraina in quello che è il suo ambito naturale, cioè un fedele alleato, o comunque un partner, o comunque una nazione amica della Russia. Non può andare a spianare Leopoli e Kiev come hanno fatto gli angloamericani con Dresda, perché se no dopo avresti il popolo contro. Quindi vai avanti a piccoli passi, no? Cerchi e aspetti il momento buono. Qual è il momento buono? Il momento buono se lo stanno aspettando i generali russi, proprio perché sanno che a parità di truppe, ma con enormi differenze di magazzini e di materiale bellico, a un certo momento un qualunque punto del fronte si troverà sfornito, sì, senza riserve. Cosa succederà? La Caporetto sarà una passeggiata a confronto quello che succederà. Vedrai i russi andare a casa e allora lì sì, una qualunque divisione entrerà dentro l'Ucraina come un coltello nel buro. A quel punto a Kiev ci sarà il panico e niente, si risolverà. Andranno a togliere la polvere dalla villa ai Caraibi o chissà dove di Zeta e andrà a abitare da quelle parti e fatto. Interessante anche questo punto di vista, in un momento in cui stiamo cercando di verificare, ma tanti giornalisti indipendenti lamentano problemi di accesso in Ucraina e invocano anche la Farnesina, poiché vengono violate tutte le norme di libertà di informazione e di stampa, ma questo non sembra preoccupare Biden e Meloni che vanno in pellegrinaggio. E allora torno da Landi. È cambiato qualcosa? Aspetta che vedo che sei mutato. Torno da te, Landi. Allora, Gianluca, mi riallaccio a quello che hanno detto Marco e Paolo. Allora, quando ci fu la Seconda Guerra Mondiale, molti commentatori si chiesero come mai gli americani si fermarono a Roma e non andarono subito. Diedero quasi il tempo ai nazisti di tenersi per un po' il nord Italia. Allora, queste dinamiche sono essenzialmente simili a quello che sta accadendo in Ucraina, in questo senso qui. Il problema di vincere una guerra è l'ordine, e quindi il problema è il motivo per cui si vince o si perde una guerra, è l'ordine
che ne scaturisce. Putin, l'autorizzazione a andare in Ucraina e a comandare lui la deve avere anche da quella parte di America che ha bloccato l'esercito, perché se fosse ripreso da Biden, lui avrebbe veramente scatenato una guerra e avrebbe veramente portato l'esercito americano in Ucraina, non con un supporto, che è un supporto molto diciamo di facciata, non di sostanza vera e propria, ma avrebbe veramente fatto una guerra. Questo non è accaduto perché in America, come vi dicevo prima, c'è una profonda spaccatura e quella parte di partito repubblicano che in questo momento domina alla House non ha mai dato il via libera, ha messo sotto la graticola Biden anche per le questioni dell'Ucraina. La Noland è stata messa sotto la graticola dai repubblicani trumpiani per il biolab in Ucraina. Quindi voi pensate che questa parte dell'America potesse dare il via libera a Biden, ma allo stesso tempo pensate che una sconfitta possa giovare a chi? Una sconfitta di Zelensky in questo momento non giova neanche a Putin, perché non c'è un sistema finanziario che è operativo al 100%. C'è ancora una per le macro transazioni, i paesi BRICS stanno transando con il CIPS e non col SWIFT. E c'è il QFS che sta vigilando, ma l'USN dollar con Goldbacked non è ancora attivo. Non c'è nessun sistema finanziario nuovo in atto. Le banche centrali stanno provando, quindi Rothschild, a creare un meccanismo alternativo con le cryptocurrency. Quindi la lotta c'è ancora sull'ordine. Non c'è una situazione in cui uno può dire bene, questa guerra può finire. Questa guerra non finisce, perché c'è ancora tanto da discutere, c'è ancora un equilibrio. E la risoluzione di questa guerra non ci sarà in Ucraina, non la determinerà Putin, sarà in America. Cioè, nel momento in cui in America ci sarà una situazione per la quale può esserci un nuovo sistema finanziario, ci sarà un default degli Stati Uniti d'America, perché i 31,4 trilioni producono una spesa di interessi che non è sostenibile dagli americani, e quindi il nuovo sistema sarà abbandonato o torto collo dal governo degli Stati Uniti, allora potrà esserci un tavolo, come ci furono i tavoli, prima ci fu quello di Teheran, poi ci fu quello di Yalta, dove si stabiliscono tutta una serie di cose, poi ci sarà Bretton Woods, che è la cosa più importante che ci fu, e conseguentemente le armi possono cessare. Questa è la mia chiave di lettura. Allora, ma secondo voi Putin non lo sa che è una potenza che può schiacciare Zelensky quando vuole? Certo che lo sa, ma adesso che l'ha schiacciato, adesso che ha stabilito che il Donbass comanda lui e che Zelensky è un... cosa abbiamo risolto? Nulla, perché non è questa la contesa. Questa qui è la ciliegina, è la glassa della torta. Il problema è quello che fa buono e importante e significativa una torta, il pan di Spagna e la crema. E quindi io probabilmente do una lettura troppo finanziario-centrica, ma è assolutamente, non dobbiamo stupirci del fatto che non sia comprensibile perché c'è questa guerra di trincea. La guerra di trincea c'è perché non c'è ancora un ordine finanziario all'orizzonte. Secondo me ci sarà a breve, mi dicono che è imminente, vabbè, perché c'è tutto un discorso di asset, di lotta sull'oro, ancora diciamo in piedi, ma solo quando questo quadro sarà delineato potrà esserci la fine del conflitto, perché sarà una fine del conflitto globale, non l'Ucraina. Ne approfitto partendo da Paolo per fare poi un giro a ritroso, perché se questo è il fronte che accade di là, sono tutti concentrati lì, Biden va lì, la Meloni va in pellegrinaggio lì, anzi ce la mandano perché abbiamo detto prima non lo decide lei, però che ne è del nostro paese? Qua si sa solo parlare
in parte anche giustamente, del disastro del 110%, le speculazioni sui carburanti, le finte illazioni sul cambiamento dei motori. Fra l'altro avete visto anche Prodi misteriosamente prende le distanze, dice no, con queste norme fallisce tutto, rischio i posti di lavoro. Proprio Prodi, che era quello, lavoreremo un giorno in meno per prenderla in quel posto, un giorno in più o meno diceva questo. Ecco, e quindi che ne è del nostro paese? Partiamo da Paolo. Beh, il nostro paese per quanto riguarda la politica estera mantiene la sua tradizione di smaccata dal punto di vista esteriore, ma anche ambigua fedeltà alla NATO. Ad esempio l'uscita di Berlusconi rispetto a Zelensky potrebbe anche essere stata concordata, cioè all'interno della maggioranza parlamentare, cioè che deve un po' bilanciare quelle che sono le posizioni molto, molto atlantiste della Meloni, che di fatto si configura come una specie di dolce metà di Zelensky, ecco, no? Almeno sembrerebbe così dal punto di vista politico. E invece Berlusconi ha fatto un'altra dichiarazione. Poi vabbè, c'è sempre una quota di grottesco, perché quando il ministro degli esteri, no, Tajani è il ministro degli esteri, comunque non è l'amico del bar che può dire la sua e ha il valore che ha, e il ministro degli esteri è un istituzionale, cioè il 99% degli italiani sta con l'Ucraina. Naturalmente lui dell'Ucraina non gli frega niente a nessuno in nessun modo, il 99% degli italiani sta con la NATO, no? Perché l'Ucraina non esiste neanche più dal punto di vista militare, geopolitico, ma poi io sfido gli italiani a pronunciarsi prima del 24 febbraio dello scorso anno sull'Ucraina avrei voluto vedere cosa dicevano, no, prima di questa data dell'Ucraina, che cosa conoscevano dell'Ucraina, eccetera, quali sentimenti provavano nei confronti dell'Ucraina. E beh, cavolo, diceva Tajani, ma mantieni un po' di dignità, almeno dal punto di vista della comunicazione. Il 70% degli italiani è contro la guerra scatenata dalla NATO in Ucraina, e lo sanno tutti. Cioè, ogni volta che esce un sondaggio smentisce tutta la propaganda mainstream. I sondaggi tra l'altro li fanno loro, per cui saranno addirittura rivisti al ribasso, no? Le percentuali saranno, io non ho ancora trovato uno, eppure parlo con un po' di gente, non vivo in una bolla, non ho ancora trovato uno che faccia sfoggio di tifo politico sportivo ucraino, non ne ho ancora trovato uno, per cui la politica in Italia fa a gara per così rassicurare, ma perché dobbiamo sempre rassicurare? Evidentemente perché siamo fedelissimi fino a che no, l'amore eterno finché dura, no? Poi noi cominciamo sempre una guerra da una parte e poi la finiamo dall'altra, e gli alleati, i padroni internazionali, gli Stati Uniti, non si fidano tantissimo di noi. Per questo chiedono sempre a noi di giurare fedeltà, perché hanno bisogno di essere rassicurati. E perché abbiamo già così cambiato bandiera più volte, tanto è vero che l'Italia viene anche messa in posizione marginale, non la invitano neanche ai summit, non gliene frega più niente a nessuno dell'Italia, perché sanno che è un paese che ha le sue ambiguità. Poi per altri aspetti invece è pienamente controllato, e è un paese comunque che si mantiene nel novero della commedia anche in questo tipo di discorso. Quello che invece è interessante notare, sì, io concordo anche con quanto veniva detto precedentemente sia da Marco che da Gianmarco, assolutamente concordo al 100% su tutte e due. La questione monetario-finanziaria è importantissima, non è assolutamente, purtroppo è meno impattante dal punto di vista emotivo sull'opinione pubblica parlarne rispetto che alle vicende
della guerra militare, della guerra guerreggiata, però non è assolutamente secondaria, ha un ruolo fondamentale, anche perché gli Stati Uniti rischiano di perdere l'egemonia monetario-finanziaria se le cose in questo conflitto non vanno come loro vorrebbero che andassero, anzi la stanno già perdendo di fatto, perché ad esempio la Russia e l'India commerciano già in rubli e in rupie, per cui il dollaro ha sempre un valore minore come moneta di riserva e di scambio, no? La Russia e l'India non sono gli ultimi arrivati sullo scacchiere internazionale, l'India è poi la sesta potenza economica del mondo, è passata davanti anche all'Italia, per cui insomma non c'è da scherzare, ecco. E un'altra cosa però va detta anche sul piano militare, sì, è proprio così, la Russia ha fatto sicuramente delle valutazioni magari errate, ha tentato il colpo a febbraio dell'anno scorso quando ha cercato di cambiare il governo a Kiev, poi le cose possono andare bene o andare male, ma intanto sono riusciti a dare una dimostrazione di forza notevole. E un'altra cosa che hanno fatto ultimamente, perché hanno mobilitato tutti questi uomini, dove li hanno messi? Beh, sicuramente li hanno impiegati sul campo, ma non in un'azione nuovamente offensiva, però li hanno impiegati per fare quello che attualmente gli preme di più alla Russia, cioè rafforzare le difese russe nel sud Ucraina, perché le regioni di Kherson, dove c'è stata la ritirata nel novembre dell'anno scorso, guarda caro subito dopo le elezioni americane, e Zaporozhye, sono fondamentali, perché sono il collegamento, come dicevo prima, il ponte terrestre tra la Crimea e la regione di Rostov in Russia, per cui uno oggigiorno può andare in Crimea dalla Russia in automobile, no? Passando per la regione di Donetsk, poi Zaporozhye, Kherson ci arriva. E rimpinguare quelle linee difensive è molto importante, perché il principale successo strategico della Russia è stato proprio questo, attualmente, riuscire a ottenere un collegamento terrestre dalla Crimea alla Russia stessa. Tra l'altro la ritirata sulla riva opposta, no? Sulla riva destra del fiume Dnieper è molto rilevante dal punto di vista strategico, perché il fiume Dnieper è un limes naturale, un confine naturale, una barriera naturale importantissima, e infatti gli ucraini hanno tentato varie volte di sbarcare dalla parte russa, no? della regione di Kherson, ma sono stati sempre respinti, e gli stessi tentativi che hanno fatto sono stati tentativi di fatto suicidi. Io non so perché i soldati abbiano obbedito a questi ordini, e hanno mandato centinaia di uomini allo sbaraglio per tentare di istituire delle teste di ponte, ma sono stati immediatamente uccisi dall'artiglieria dell'esercito russo, perché è impossibile di fatto arrivare a un passaggio di questo tipo con pochi uomini e in maniera del tutto così ardimentosa ma spregiudicata. E detto questo, i russi hanno in programma di costruire una città molto importante nella parte occupata o liberata, secondo me, come si vede come si interpreta il conflitto dal punto di vista del posizionamento politico dell'oblast, dell'oblast vuol dire semplicemente regione, di Kherson. E questo è importante, perché hanno fatto praticamente, i russi hanno fatto come gli antichi romani, che quando si ritiravano da una provincia, no? Chiamavano la provincia adiacente, allora ancora sotto il loro controllo, col nome della provincia da cui si erano ritirati, e fondavano lì una nuova città molto simile a quella che presidiavano nella provincia precedente. Non è escluso dunque che i russi possano fondare una nuova Kherson nella parte che hanno sotto controllo di questo oblast, e sarebbe un altro importante successo strategico, tant'è vero che gli abitanti della città di Kherson nel novembre scorso sono stati evacuati, per cui hanno lasciato i russi una città, Kherson, in mano agli ucraini, che è completamente spoglia, e per cui di fatto
le ricchezze strategiche, le risorse umane di questa città sono state trasferite, e quella ritirata che è apparsa nel momento in cui è stata effettuata è molto così penalizzante anche sotto il profilo dell'immagine per i russi, perché dice, beh, ma allora se lasciano dopo 20 giorni dal referendum sull'annessione, lasciano una provincia che hanno annesso, beh, ma allora creano un precedente pazzesco, allo stesso tempo potrebbero lasciare, allo stesso modo potrebbero lasciare anche Kaliningrad, cioè, perché quello è territorio russo al 100%, è stato annesso, poi lo lasci. Però dal punto di vista strategico è stata vantaggiosa perché ha consentito ai russi di ridispiegare moltissime forze nel Donbass e nella difesa delle regioni del sud Ucraina, dove invece il posizionamento dei russi è fondamentale perché consente loro di dominare e controllare il Mar d'Azov e i collegamenti terrestri tra la Crimea e la Russia. Per cui c'è questa lettura che secondo me va fatta, non è stata una soluzione quella dei russi così disastrosa, quella del ritiro, è stata dolorosa ma ha prodotto alcuni risultati. Allora, prima di passare a Marco, c'è Calmina, penso si pronunci così, che ha un messaggio importante per Gianmarco Landi, che affligge gran parte della chat. Landi, l'ordine corretto dei cuscini è bianco, blu e rosso. Così ci arrivano questi input dalla chat, che di solito vedo che attirano tanta attenzione i cuscini, sì, di solito, dei nostri ascoltatori. Quindi non so se vuoi replicare, se vuoi cambiare in corso d'opera. No, se hai... lo so, però io non devo mettere la bandiera, non metto la bandiera di uno Stato, io metto i colori, nel senso che proprio questi colori mi piacciono, mi piace un richiamo anche a questi colori. Poi... giusto, vabbè, non devo mica mettere la bandiera per forza, comunque grazie. Dedicheremo una puntata a questo, però sappilo, sarai oggetto di un nostro prossimo approfondimento. Chiedo scusa, Marco, torniamo da te. Volevo precisare un po' di cose, però prima direi che, visto che è l'argomento clou della serata, i cuscini. Il povero Gianmarco non poteva mettere bianco su un lato, perché sennò si confondeva sul cuscino e si vedeva rosso e blu vicino, quindi ecco, ha dovuto metterlo in bianco per forza. Ecco, e svelato. Trovato, sì. Svelato il mistero. Detto questo, è stato fatto cenno prima, un po' verso l'inizio, no? Della questione che Putin ha detto, però noi fate attenzione, abbiamo le armi atomiche e le useremo. Questo è evidente, se no non le avrebbero costruite. Però il riferimento che ha fatto Putin è stato al trattato SALT. Perché? Perché dovete sapere, questa è notizia, insomma, basta cercarla e si trova, gli statunitensi, da quando è iniziata l'operazione speciale, non hanno più permesso agli ispettori russi di andare negli Stati Uniti a far visita allo smantellamento periodico che avviene delle testate atomiche, no? Quindi Putin ha detto ufficialmente che lui interrompe, sospende il trattato in modo tale che gli statunitensi non potessero andare a vedere lo smantellamento programmato delle testate atomiche russe. Perché? Perché nonostante la guerra, nonostante tutto quello che c'era, i russi non sono potuti andare in America, ma gli americani andavano in Russia a vedere le operazioni. Detto questo, una parola velocissima sulla politica italiana. La politica italiana è, dunque, sulla Meloni c'era il veto, che lei non avrebbe dovuto e potuto governare in Italia. È chiaro che quando si è recata dal nostro presidente ha dovuto promettere e giurare che sarebbe stata iper atlantista fin tanto che era lì al governo, se no non gliel'avrebbero lasciato fare, sarebbe successo qualunque cosa, perché lo sapete, dei famosi trattati, i paragrafi segreti del trattato di Parigi del 47 e del 48, noi non siamo autonomi nella scelta dei governi,
cioè noi possiamo avere il governo che vogliamo purché piaccia agli Stati Uniti. Se non piace agli Stati Uniti non lo possiamo avere. E per quanto riguarda Berlusconi, che ha detto ah però guarda che Zeta è qui e là e da là, beh certo che l'ha detto, lui vive di sondaggi, non mangia i grilli ma mangia sondaggi, no? Quindi, come ha detto giustamente Paolo prima, anche quelli ufficiali, che il 60-65% degli italiani sono contro la guerra, è chiaro che Berlusconi si butta pesce sulla cosa e dice «Ah, anch'io, ah, io sono sempre stato amico», no? Quindi, ecco. Ho visto un messaggio prima passare, che un amico ha fatto un'osservazione molto corretta, che dice ma com'è possibile che gli Stati Uniti spendano 10 volte tanto la Russia in armi, l'Europa spenda 5 volte tanto in armi e poi invece quando ce n'è bisogno i russi hanno le armi mentre invece noi le armi non le abbiamo, cioè l'Occidente in generale. È motivo di tipo di spesa. Se uno crede di comprare, adesso facciamo un nome tanto per farne uno, una Jaguar, e dall'altra parte invece comprano 20 automobili di medie, no? Magari spendi la stessa cifra, però da una parte ce ne sono 20, dall'altra parte ce n'è una sola. Però c'è un altro particolare che è molto interessante, che mentre l'industria bellica in Russia è ancora statale e quindi i costi sono naturalmente diversi, no? Perché in fin dei conti i costi, non dico che li decidi tu, ma sono i costi della materia prima e i costi del personale che ci lavorano nell'industria bellica. Negli Stati Uniti invece le industrie sono tutte private, dalla Boeing fino alla Winchester, no? Che fa le cartucce per le rivoltelle degli ufficiali. E voi lo sapete che negli Stati Uniti gli ufficiali hanno l'autorizzazione a fare i consulenti mentre sono ufficiali, cosa che è impensabile in qualunque altra nazione del mondo. In questo senso, l'ufficiale che lavora al Pentagono è anche, fra virgolette, consulente della Boeing, abbiamo citato poc'anzi. È chiaro che se questi gli fan finta di dargli una consulenza o a lui o alla moglie o al figlio e gli danno un sacco di soldi al mese per far nulla naturalmente, però poi in cambio gli chiedono che deve andare a dire che c'è bisogno dei nuovi aeroplani, che bisogna, no, comprarne tot, eccetera eccetera. Questi sono fatti da privati, venduti da privati a uno Stato che non sa quanto costano gli aeroplani perché non ne hanno mai prodotto uno, perché sono sempre stati prodotti dai privati, e quindi i costi lievitano a dismisura. Tutto lì. Molto interessante. Allora chiedo a Gianmarco, visto che la settimana è ancora lunga, che cosa ci possiamo aspettare e che cosa ti aspetti di vedere, che cosa proviamo ad anticipare un po' le prossime mosse. Ovviamente è un gioco perché nessuno ha la sfera di cristallo, ma con gli elementi che ognuno di noi ha raccolto proviamo, no, a ipotizzare. Gianmarco. Allora, riguardo alle comparazioni tra quanto si spende in Russia e quanto si spende in Occidente, come giustamente diceva De Graia, sono dei paragoni che lasciano il tempo che trovano, perché una paga di un soldato in Russia è diversa a livello, diciamo, nominale, da una paga di un soldato americano, però sparano allo stesso identico modo. Ovviamente giustamente l'esercito, la riflessione che è stata fatta comunque è corretta, perché i mezzi per poter contrastare la Russia l'Occidente li ha, ma non ha nessuna intenzione di utilizzarli e non saranno utilizzati, così come Putin i mezzi per schiacciare come uno scarafaggio Zelensky li ha, ma non li utilizzerà, perché non è questo il punto. L'oggetto della contesa, ripeto, anche se non interessa perché è di difficile comprensione, perché la gente vuole i pugili, capisce i pugni, capisce il sangue che goccia, questo capisce la gente non capisce che dietro c'è
l'oggetto della contesa vera e propria, che è chi comanda, le logiche attraverso cui il mondo verrà, diciamo, verrà a svilupparsi. Quindi questo è essenzialmente il motivo per cui c'è lo scontro. Cosa succederà? Allora, succederà che negli Stati Uniti d'America ci deve essere per forza una re de rationem tra l'elite di Davos e le marionette, che sono essenzialmente i democratici, e i repubblicani nella nuova versione trumpizzata. Queste ultime elezioni hanno fatto vedere che la corrente, quella più forte del partito repubblicano, che Trump chiama Irino, è uscita malconcia dalle urne, perché i tanti seggi che la House ha perso sono di repubblicani dell'ala Rino, quindi è stata una dolce sconfitta per Trump quei 40-50 seggi che si è trovato in meno, perché non erano i suoi. Quindi questo dovrebbe già farci capire che comunque in America prima c'erano tre contendenti, cioè i trampiani, che erano considerati i matti, i Rino, che possiamo considerare tipo il centrodestra italiano, e poi c'era il PD, il Partito Democratico. Dopo queste elezioni midterm, il centrodestra americano, i Rino, i repubblicani, sono stati asfaltati, quasi non esistono più. Proveranno a rilanciarsi con Ron DeSantis, che è un trampiano, ma io non penso possano ottenere grossi risultati, perché non ha presa nell'elettorato, non ha nessuna presa. Il segretario di Stato della Georgia, che è molto importante perché è uno stato che ha fatto i brogli insieme all'Arizona in maniera massiccia, vi preannuncio che andrà nei guai, perché ha registrato una telefonata di Trump. Lui poteva anche farla, ma il suo assistente era in Florida e non poteva farlo. Quindi inizieranno anche in questo senso, ci saranno dei forti capovolgimenti, perché pezzi importanti del deep state americano verranno diciamo surclassati. E in questo senso io mi soffermo molto, indugio molto su ciò che accade in America, perché ribadisco, è tutto collegato. Non può esserci una risoluzione del conflitto in Ucraina e non può esserci, diciamo, la caduta dell'Unione Europea se non cadono definitivamente i democratici, e se il sistema che ha retto l'America non sarà chiaramente sostituito da un nuovo sistema multipolare del quale farà parte anche l'America. Non può esserci la pace, perché c'è la guerra. Le banche centrali ancora oggi pensano di poter comunque tenersi un po' di potere con le cryptocurrency, e comunque con meccanismi che consentano a queste elite di non perdere tutto il potere che si erano conquistati. Quindi finché non ci sarà la pace, ma la pace è vera, dove si capirà, ok, adesso c'è questo sistema, adesso si fa così, in America comanda questo, l'Unione Europea, finché non si chiariscono queste cose, non ci sarà nessuna pace. Prima ci fu Teheran, Yalta, e poi ci fu la pace, e qua è uguale. Anche Bretton Woods ci fu prima della pace, poi ci fu la pace. Scusate se insisto su questo, però sarà così anche questa volta. Se non parte queste, anche per noi, se non parte un nuovo sistema finanziario, non ci sarà nessuna pace. Chiedo la stessa domanda a Paolo, anche vedendo un po' Soros, come si sta muovendo l'Italia, gli Stati Uniti, Biden che inciampa sulle scalette degli aerei, Zelensky, che succederà nei prossimi giorni? Paolo, cosa ti aspetti? Mi aspetto una continuazione dello scenario bellico sulla falsa riga di quello che c'è stato fino a questo momento, con alcune possibili accelerazioni in primavera. Sicuramente qualche offensiva, controffensiva spettacolare potrà esserci, perché la spettacolarizzazione della guerra sul campo è appunto funzionale a mantenere l'opinione pubblica molto interessata, attiva dal punto di vista mediatico sulle dinamiche del conflitto militare, sottraendola appunto dalle implicazioni di cui parlava Gianmarco Landi prima.
no? Quelle invece sono le implicazioni reali. Se noi capissimo a fondo questi meccanismi, e se questi meccanismi fossero realmente oggetto di un dibattito pubblico coinvolgente, no? E onesto, ecco, sicuramente capiremo anche di più sul perché siamo subalterni e sul perché non riusciamo a, a immaginare un destino nostro diverso da quello che ci viene imposto da fuori. Poi è assolutamente vero anche quello che diceva Marco prima, i protocolli, no? Segreti del, che non sono, sono un segreto di Pulcinella ormai, del Trattato di Parigi del 47, ci dicono che gli interessi anglo-americani in Italia sono prevalenti rispetto agli interessi nazionali italiani in termini politici. Gli esponenti politici italiani che hanno tentato di perseguire una via un po' più autonoma sono stati o fatti fuori o gli hanno interrotto bruscamente la carriera politica. E a qualcuno hanno troncato anche la vita. Sebbene tutto ciò è successo durante il periodo cosiddetto della guerra fredda, in cui c'era per l'Italia una possibilità maggiore di esercitare una qualche forma di autonomia, una libertà, uno spazio d'azione un po' meno ristretto, perché comunque i rapporti, gli equilibri di forza erano diversi nel paese anche a livello internazionale, ma dopo chiaramente, e poi anche i politici italiani penso che abbiano capito un po' l'antifona, no? Cioè la Meloni non è scema, cioè sa che cosa è successo a Enrico Mattei, sa che cosa è successo ad Aldo Moro, non penso che abbia voglia di ripercorrere la stessa strada conoscendo i rischi di quella che quella strada comporta, perché la Meloni dovrebbe rischiare l'incolumità personale quando sa che obbedendo non la rischia, mentre invece disobbedendo potrebbe anche rischiarla sulla falsariga di quello che è accaduto a un suo predecessore Aldo Moro o anche a statisti di altro tipo, ma potrebbe anche rischiare un po' meno dell'incolumità personale, ma la carriera politica magari, perché no? E allora perché rischiare quando disobbedendo, quando sai che obbedendo ti può andare bene? Poi appunto lei sapeva anche che c'era un veto, no? Sul suo nome, e sa che se lei cominciasse a parlare come faceva nel 2017 rispetto alla questione della Crimea, delle sanzioni contro la Russia, eccetera, lei il giorno dopo non sarebbe più presidente del Consiglio, ma non lo sarebbe più, perché si inventerebbero una manovra di palazzo, una crisi finanziaria, una rivoluzione colorata, insomma. Quello che dice è corretto, Paolo. Peccato che quei pochi che l'hanno votata, che comunque sono la maggioranza di quelli che sono andati a votare, l'avrebbero votata proprio perché lei facesse ciò che diceva nel 2017. Questo ma allora dovevano votarla nel 2017, no? Il problema appunto, tu hai completamente ragione, è proprio così, guarda, l'ho detto il giorno dopo le elezioni, è vero, hanno votato la Meloni del 2017, è vero, ma gli italiani è già la seconda volta nel giro di 5 anni che alle elezioni danno un segnale, no? Si affidano a chi percepiscono come discontinuo rispetto a chi veniva prima. E però naturalmente questi segnali poi vengono interpretati nella maniera esattamente opposta, perché i rappresentanti politici sono discontinui a parole ogni tanto e poi invece si muovono nella continuità nei fatti, perché il loro ruolo è quello, il sistema gioca appunto anche sulla capacità, cioè, di interpretare il dissenso e poi giocarlo a favore degli equilibri stabiliti. Ma guardate la libertà di manovra della Meloni è strettissima, nemmeno Sanremo, cioè, Sanremo è stato io però su questo del PD. Io però su questo sono più spietato, perché è riuscita a negare le robe che aveva nel programma elettorale e continuano a sbarcarci, cioè non fa niente di quello per cui quei pochi, che sono comunque la maggioranza di pochi che sono andati a votare, gli hanno dato il voto, perché vedete che quindi
mi consentite che qui il meno peggio non funziona, cioè, a questo punto, perché continuano gli sbarchi, e l'edilizia è al collasso, speculazioni finanziarie a non finire su benzina, gas liquido, bollette alla follia, e in tutto ciò continua a dare armi, e quel poco che ricava, sacrificio, toglie agli italiani per dare al sì signore della NATO, e allora lì cosa ci stai a fare? Ma non sarebbe meglio qualcuno che dice mi dimetto perché questa cosa non si può fare, fatevela coi tecnici? Ma non è meglio tra un po', Gianluca, tra un po' cade il governo. Attenzione, bomba di Landi quasi sul finale, perché per me è talmente neutro e nullo che arriva a conclusione. Berlusconi sa che il suo uomo è ministro degli esteri ed è Tajani, e sa benissimo che Tajani è europeista e filo Zelensky. Allora, però Berlusconi non è rincoglionito, e anche da, se vogliamo, diciamo, trovare, fare una battuta tra serio e faceto, dal punto di vista emozionale potrebbe sentirsi anche legato alle Ucraine più che all'Ucraina, quindi è comunque una presa di posizione che ha fatto forte, perché ha detto Putin ha ragione, ha detto esattamente quello che diciamo noi, ha detto la verità in sostanza. Allora, Berlusconi non fa una cosa così per accarezzare l'elettorato, cosa gliene frega lui? Dove sono queste elezioni importanti? La dichiarazione è stata politica, ha detto io dico che le cose non vanno così. È un po' quello che stavi dicendo tu. Perché non si dimette? Ma la Meloni come fa a dimettersi? Si deve dimettere se c'è qualcuno che gli crea problemi, un po' come Draghi. Perché si dimise Draghi? Perché Conte gli creò problemi. Chi è che sta creando i problemi alla Meloni? Iniziando Berlusconi, perché gli è andato a dire Putin ha ragione, Zelensky cosa vai a amoreggiare con lui? Allora, quindi questo è un segnale che questo non è un governo che dura, ed è un segnale, e quindi forse adesso sto dicendo la bomba, che può darsi che tra uno o due mesi c'è il nuovo sistema finanziario attivo, e quindi tutto può crollare, perché la politica, le multinazionali che non funzionano, i veli sulla campagna del fiorellino, siamo su YouTube quindi non vado oltre, tutto può essere svelato nella misura in cui c'è un nuovo ordine, c'è un nuovo re che può prendere il sopravvento, un re multipolare, ma un re vuol dire una nuova società politica internazionale. Mi piace questa tua opinione, io temo che arriverà alla fine, perché tutti vogliono che Meloni arrivi alla fine, ma chissà che i loro piani possano essere scombussolati. Marco, su questi giorni, questa settimana, so che hai un'idea ben precisa, ti riapro subito. Grazie, rispondo a due domandine velocissime prima di dirti cosa potrebbe succedere. Uno è l'amico Simone de Foix, che diceva riguardo il sistema, riguardo ai costi, no? E noi dell'esercito, prendiamo l'esercito italiano, cioè sul Ministero della Difesa gravano i 100 e passa mila stipendi dei carabinieri, che non sono pochi, che sono a tutti gli effetti militari, e solamente, per fare un esempio, gli affitti di tutte le caserme dei paesi medio-piccoli che ci sono in giro, che sono di proprietà privata, e viene pagato un affitto. Quindi è chiaro che i costi gonfiano, e poi non abbiamo cartucce in magazzino, no? Per quanto riguarda invece gli esempi che vengono sempre fatti, no? Craxi che è morto a Mamete, Moro e qui là dall'altra, ricordiamone anche altri due. Uno è il caso di Segni, che gli venne consigliato di dimettersi per motivi di salute, e poi visse benissimo per ancora 10 anni, tanto per fare un esempio, no? Ma gli venne detto che lui non andava bene come presidente italiano.
L'altro caso fu quello clamoroso di Piccioni, il ministro degli anni 50, che non piaceva agli Stati Uniti perché era troppo duro in certe posizioni, era troppo italiano, ecco, se vogliamo dare un termine, e gli venne fatto trovare il figlio ubriaco, mi pare, sulla spiaggia di Ostia, comunque nel... Capocotta, con una ragazza strozzata vicino. E il padre il giorno successivo si dimise. Ecco. Cioè, questi, forse all'epoca erano più brutali, adesso magari ti fanno andare ad abitare da Mamet, no? Però questo è il sistema che avveniva in Italia. Ecco. Per quanto riguarda... Dimmi. No, no. Allora, per quanto riguarda invece quello che presumibilmente succederà, adesso poi non è detto che sia esattamente al 24, comunque prossimamente, lo dicevano già i servizi inglesi, no? Che hanno visto ammassare le truppe in quella zona, l'abbiamo accennato l'altra volta, che c'è fra la Bielorussia e la zona orientale, no? Dell'Ucraina. Quindi il Donetsk, eccetera. Vi è tutta una fascia dove si era combattuto leggermente agli inizi della guerra, no? A nord, dove poi in realtà non è più quasi successo nulla. No? I confini sono rimasti esattamente quelli che erano prima. Secondo gli inglesi, secondo i servizi inglesi, lì si sta ammassando un enorme esercito russo. Io non lo so perché non sono sul campo e non lo posso vedere, però mi metto negli stivali degli ufficiali, dei generali russi. No? Le possibilità per concludere la questione sono solamente due. O attendere, come abbiamo detto prima, il crollo da qualche parte del fronte ucraino per mancanza di munizioni, perché ricordiamo che i russi, ad esempio, hanno per ogni settore hanno 3 reggimenti e quindi vi è il ricambio ogni settimana, e quindi hanno 2 settimane di riposo e una di fronte. Mentre invece quelli ucraini che ultimamente li stanno andando a cercare i giovani casa per casa per arruolarli, no? La situazione è un po' più complicata, e quindi voi immaginatevi rimanere sempre al fronte sotto bombardamento nemico. Ad un certo momento non ce la fai più, perché non dormi, non mangi, tutte le volte che tiri fuori la testa dalla trincea ti sparano, no? E viene un po' complicato. Detto questo, quindi o aspetti che il fronte da qualche parte ceda e quindi entri e a fronte di un disastro chiaramente cade il governo e succede tutto quello che deve succedere, oppure come, perché ricordiamoci fin dall'inizio, Putin nel suo discorso non ha mai citato l'Ucraina, lui ha citato la Nova Russia, che era il nome dato da Caterina la Grande a quella zona centro-occidentale dell'Ucraina che esclude la parte propriamente ucraina ed esclude la parte polacca dell'Ucraina. Quindi lui ha citato la Nuova Russia, e la Nuova Russia è tutta quella che sta sulla sponda sinistra, ossia orientale, del Dnieper. Se tu ti vai a posizionare a nord, no, in una zona che è sguarnita, non dico che sia sguarnita perché non è vero, ma è poco guarnita, difesa dalle truppe ucraine, tu riesci a penetrare in un'avanzata. È vero che i russi non sono tanto abituati a queste cose, però si impara anche, no? E marci fino al Dnieper, tu chiudi tutte le truppe ucraine che ci sono ad Oriente e la guerra finisce il giorno dopo, perché sono in un'enorme sacca, e le sacche i russi nel 44 le sapevano fare, avevano imparato dai tedeschi nel 42. Al di là dei gatti che domineranno il mondo, ti vedo alle prese. Farei un giro conclusivo partendo da Gianmarco, e molti chiedono se puoi controllare fuori dalla finestra, perché scorsa settimana non ancora. Provi a vedere se magari, perché talvolta si sa mai che mentre parliamo arrivati. Non ci sono.
questo tutto materiale per i meme, grazie di cuore. Gianmarco, così. Gianluca, sì. Io ti ho girato un quadro su Telegram, se lo puoi mettere, perché vorrei spiegare, visto che ho ricevuto una sorta di rimprovero sulla disposizione dei cuscini, vorrei spiegare bene questa cosa, vorrei argomentare bene, perché il blu, il bianco e il rosso, il rosso, il bianco e il blu. Sì, giusto, giusto. No, ma adesso guarda, mando, giro subito a Mesbet, così mentre tu ti avvia la conclusione. Per la conclusione vorrei spiegare il perché questo... Comunque gli alieni non, a quanto pare quegli alieni non sono ancora arrivati, sono come Godot. Non trovano parcheggio, non trovano parcheggio. Allora, questo qui è un quadro, si chiama Ritorno alla luce, è il pittore è Volturno Morani. Come vedete c'è il rosso ed il blu, che sono i colori classici dell'iconografia cristiana russa. L'iconografia cristiana russa utilizza molto il rosso e il blu. Mi piace molto perché il rosso è il colore della vita. Infatti, se vedete, Gesù è dipinto di rosso perché Gesù è Dio incarnato, lo Spirito supremo che si è incarnato, il Figlio di Dio incarnato. Come vedete, lo Spirito, però, il colore dello Spirito è il blu. Quindi, nel ritorno alla luce c'è un lampo di umanità, il ritorno. Quindi, quando voi vedete il blu e il rosso, e quindi anche generalmente i volantini che annunciano le mie conferenze sono a prevalenza di blu e rosso, c'ha questo significato che non è politico, perché io considero la politica a un certo livello, sopra considero la finanza, che è un livello superiore, sopra la spiritualità. Quindi quando anche sui colori, quindi quando mi trattenete nella matrix politica, io ci sto, parlo, mi piace anche la politica, però è inferiore, non è un livello, mi interessano di più parlare di cose più elevate, e quindi soprattutto quelle che riguardano o la finanza, se vogliamo rimanere nel rosso della finanza, o la spiritualità, quindi il ritorno alla luce, quel quadro di Morani che ti ho fatto postare. Grazie di cuore. Paolo, anche a te una breve conclusione. Grazie, sì, sono molto d'accordo con quello che diceva Marco prima sul fatto che ci sono due opzioni per la guerra e per le prossime settimane, ovvero una è appunto continuare con la guerra di logoramento, l'altra, e in effetti ci avevo pensato anch'io, è la discesa dell'esercito russo dalle regioni di Chernigov e Sumy, che sono nel nord-est dell'Ucraina, e la chiusura dell'esercito ucraino in una sacca di fatto a est del fiume Dnieper, e la chiusura dell'esercito ucraino in questa sacca che di fatto isolerebbe questo esercito nel Donbass. Beh, in quel caso lì l'Ucraina sarebbe letteralmente tagliata in due, per cui non potrebbe più avere accesso a nessun tipo di rifornimento l'esercito, la parte d'esercito che si trova che si verrebbe a trovare nella parte est del paese, per cui di fatto l'aveva fatto Grant nel 1865, certo. Esattamente, credo che sia un'opzione per certi versi sicuramente rischiosa, però è nel senso, se non riesce poi diventa difficile rifarla, ecco, è una cartuccia che ti puoi sparare una volta sola, però se riesce naturalmente sarà più complicato per l'Occidente trovare una soluzione a una situazione del genere, ma non solo, di fatto il regime di Kiev collasserebbe, ecco. Nel ringraziare le quasi 2000 persone che sono solo qua dopo un'ora e mezza in diretta, vi ricordo che domani, per gli amanti di Facciamo Finta Che, abbiamo una puntata che secondo me è molto importante. Ho costruito la macchina di Majorana con questo ragazzo che si chiama Oscar Valente, si ricollega alla puntata con il Rino di Stefano.
sul Majorana e la macchina di Majorana, quindi rimanete con noi domani sera ore 21:30. Giovedì torna, diciamo così, l'appuntamento con Base Terra, Tom Bosco e Nicola Bizzi, e poi venerdì una puntata con Andrea Cugirino, col quale gli amanti di Telegram hanno visto che ero insieme stamattina, stiamo organizzando delle belle cose e parliamo della Sardegna sacra e dei luoghi di potere. Tutto questo e molto altro, ovviamente sempre tenendo gli occhi ben aperti e le orecchie ben dritte, perché se accade qualcosa andremo anche in edizione straordinaria. Il sabato è la giornata dell'editoriale, ore 17, grazie di cuore a chi ha guardato anche l'ultimo editoriale che ha avuto un buon numero di persone che lo hanno commentato. Vi chiedo sempre dei feedback, seguite tutti i nostri beniamini su tutti i social, cercateli, seguiteli, siamo veramente un gruppo di amici che io ringrazio pubblicamente sia al di qua che al di là dello schermo, perché riusciamo a mantenere 7 giorni su 7 l'attenzione a raccontare, non ci stanchiamo mai, non molliamo un colpo, e invece dall'altra parte li vedo bene in crisi, gruppo jet in vendita, scioperi, non arrivano i soldi, quindi chissà che il vento possa in qualche modo cambiare, però noi non ci fermano, perché noi diciamo che siamo mossi in qualche modo da quel senso di giustizia, dalla coerenza e dalla verità che in qualche modo ci fanno sentir meno la fatica e anche sacrificare molto delle nostre vite private. A tal proposito, domani comincia scuola, quindi ho un ognometto da riaddormentare che è qui, che finché non vado io non viene, quindi devo dire che si è buccata anche lei 1 ora e mezza di attualità politica, dopo gli chiedo cosa ha capito. Quindi grazie di cuore a tutti quanti, vi dico un grazie enorme, ci vedremo negli eventi dal vivo e nelle prossime settimane. Il buon Mesby promo e sigla, anzi no, vi faccio fare un giro a testa di saluti, dai, così ognuno ha modo di dire un ciao, che so che i vari fan in chat ci tengono a essere salutati da voi. Cominciare da Marco, facciamo un saluto breve a testa, vai. Scusami se me lo puoi rifare perché hai l'audio disattivato. Non hai il microfono, Marco. L'ho aperto io, guarda. Niente, grazie a tutti, ciao. Ho letto, c'erano ancora parecchie domande, però insomma l'ora sta diventando, la bambina sonno, il cane anche, e quindi dobbiamo andare. Niente, grazie a tutti e alla prossima, ciao Gianmarco. Grazie a tutti, buonanotte. Ovviamente se vi svegliate durante questa notte, aprite la finestra perché gli alieni potrebbero arrivare da qualsiasi momento. Non fateci fuori preparati. E vediamo in quale città compariranno, aggiorniamoci anche preparatevi di notte su Telegram. Per abbracciarli, perché tra un po' partirà la campagna abbraccia un alieno, abbraccia un rettiliano. Ecco. Ma accettano contante o solo denaro elettronico? No, diciamo non accettano. Gratuitamente, si fa gratuitamente, è come il vaccino, è tutto gratis, ecco. L'Alien Pass è gratis, perché l'Alien ecco. Pass è tutto gratuito. Paolo, grazie. No, sarebbe veramente il massimo se questi alieni fossero avidi di denaro contante terrestre, sarebbe veramente, cioè, ci mancano solo più loro, cioè, così. E fossero anche molto corruttibili proprio col denaro contante terrestre e venissero qua proprio per cui si parla sempre di una civiltà più evoluta, no? Invece sono ancora più involuti, no? E vengono qui giusto per denaro. No, pensavo gli piacesse, vengono qui invece dei grilli, si mangiano la cartamoneta. Con i sacchi dei contanti come al Parlamento Europeo. Comunque grazie per l'invito e scusate ancora per il ritardo di prima. Un abbraccio a tutti naturalmente. Grazie Mesbet, promo, sigla, a domani, ciao. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta.
Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.